anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Non ci facciamo ingannare al sole, ragazzi, ma c'è un bel ventino gelido. Ho appena fatto uno short su come sto vestito, pesantissimo, ma ce lo vuole, perché vi assicuro che fa molto molto freddo. C'è una mareggiata in atto, quindi sarà difficile anche stare in spiaggia, però voglio provare a pescare con questo mare tempestoso e vedere se addirittura oggi vado solo di gomme con c'è burrasca. Ecco qui, c'è uno spotter della Raiz con uno c'è burrasca ad 8 grammi e vediamo se magari con questa variante riusciamo a prendere qualcosa. Mi faccio la costa da qui a dove arrivo al mare fino alla foce e poi me ne rivado, quindi un'oretta e mezza, sperando appunto che il mare si sia un po' placato, perché no, il mare è grosso, ragazzi, minchia. Difficile anche farsi sentire perché c'è vento, il mare come vedete è ultra grosso, però io voglio tentare, perché noi sappiamo che la spigola in mezzo a sto mare gli ci viene a ridere, e quindi perché non tentare? Le temperature un po' stanno aumentando, gradenazione. Iniziamo con questo spotter della Raiz, come detto, con un 8 grammi c'è burrasca, 7 grammi, e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di insolito. Ah, il mare è bello, cazzo. Al primo lancio ho stuccato, tanto per apprezzare. Non lo so che cazzarola mi è successo. Fatto sta che aida. Magari saranno condizioni proibitive, ma ragazzi, cioè, è top, eh? Top, mare top. E noi ci proviamo sempre. Qui c'è un incrocio di onde che fa paura. Onde da sud, onde da nord, onde da ovest. No, da ovest no. Onde da est. E si incrociano, si alza la sabbia. E che fa? La regina non ci sta qua. Oh oh oh, oh, speriamo di non farmi il bagno, perché siamo ai limiti, raga. Forse potrei innescare anche un momotti, un jerk, però
non lo so, ho detto gomma e gomma sia, raga, cioè se c'è dovrebbe uscire. Mi sono bagnato il piede destro, però i calzini che vi ho fatto vedere in Primaloft, la caratteristica del Primaloft è che anche da bagnato comunque scalda, quindi tutto sommato sento il piede un po' bagnato, ma non è freddo ancora. Poi quando mi vedrete con la gamba di legno e il piede amputato direte forse non sentivi proprio bene. Eccoci qui, siamo praticamente giunti in foce e niente, il mare, cioè la corrente è troppo forte, praticamente lancio dritto e poi mi ritrovo l'artificiale tutto a sud, però non siamo arrivati, siamo obbligati moralmente a continuare, poi bisogna aspettare la risacca, avvicinarsi, lanciare e scappare. Proviamo due lanci dentro la foce. Questo shad della rashad della Molitz, voglio proprio vedere come funzionia. Mi sembra un bel vermone, innesco offset. Da morire, una sfumata assurda, bella bella raga, sarà troppo per pescare, però da gusto, da mare così incazzuso. Proviamo a attraversare una ondata e un'altra. Proviamo a attraversare tra un'ondata e un'altra. Proviamo a attraversare tra un'ondata e un'altra. Oh oh oh. Ce la faccio.
ce l'ho fatta. Va bene, vi saluto e state buona.